kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di The Sims 4. Allora, questa volta siamo sempre con Marco e Morina, perché la mia intenzione era di andare a fare jogging a Morina adesso che torna da lavoro, che poi sono contentissima perché sta vendendo la promozione, quindi andiamo a livello 6. Diventerà immagista immaginifica, perfetto. Solo che nel frattempo Marco ha preparato la merenda ai bimbi, perché sono tornati dal parco del video precedente, che hanno giocato con i club amiconi e quindi erano affamati. Solo che mi è uscita la notifica: il festival dell'ediglio in città. Quindi io volevo con loro vedere il mercato delle pulci, ma a questo punto io non ce la faccio, sono troppo curiosa. Voglio vedere il festival dell'ediglio. Luogo pianeta Carapoppo, e quindi, se non mi sbaglio, è sempre il quartiere della moda. L'orario sabato dalle 5 all'1, quindi da poco iniziato. Bevi tè, bevi tè Sakura o Sakura. Quindi prendi una tazza di delizioso tè Sakura, in modo da essere dell'umore ideale per socializzare. La proposta perfetta. Il festival dell'idillio è il posto ideale per suggellare l'amore. C'è anche l'arco nuziale per i matrimoni da celebrare sull'onda della passione. Celebrazione di fiori. Celebra il festival dell'idillio spargendo petali in aria, divertente per bambini e adulti. Chiedi al guru dell'idillio. Sottoponi al guru dell'idillio tutti i tuoi pressanti quesiti amorosi. Ma attenzione, il guru sa essere brutalmente franco. Quindi ragazzi, faccio riposare un poco Morina, quasi quasi voglio mettere, che ne so, un vestito, mi sa lui i vestiti formali ce l'ha bello, eccola qua, però a lei voglio metterle un vestito particolare appunto per andare a questo festival, come se fosse una festa. Quindi Morina è stata promossa a Magista Immaginifica, guadagnerà 9 simole in più all'ora per un totale di 44 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bonus: 845, vaso di girasoli e nuovi abiti. Che bello il vaso! Mettiamolo. Riempiamo questa stanza delle sue cose. Ingrandiamolo perché... Ma come fallimento? Ah, ecco. Oh. Mica escono fuori? Sì. Perfetto. E no, lasciamo sull'azzurrino perché la stanza è sull'azzurrino. Perfetto. Non si accende nessun'aurea. Allora Morina, tu riposati. Intanto noi tanto mangiamo. Poi, un'altra cosa. Povero Marco, mi è rimasto senza PC e non può fare l'incarico ogni volta del giorno. E sì, questo qua base. E dovremmo anche pagare le bollette, sono sincera. Le bollette... Ah no! Ma come, erano uscite le bollette? Sì, 1200, ma adesso non possiamo. No, vieni qua a dormire, devi essere proprio riposata. SMS! Il mio vicino dice che il festival di Idilio è un ottimo posto per fare nuove conoscenze. Vogliamo vedere se è vero. Clara! No! Certo che ci vado, ma con mia moglie. Oh! Sparecchiamo. Vedete, Marco sta meravigliosamente bene. Riponi. Allora, Elena fa la pipì. Vincenzo, in fin dei conti, sta bene. Ti manca un quadro, perché lui per finire questa cosa deve fare un altro quadro emotivo, quindi vai, disegna. Mentre lei stringe amicizia con altri 3 bambini e 2 adulti. Allora, lo vedremo magari al festival, tanto voi state bene. Fatti anche una doccetta.
Tu stai bene, poi farai la pipì, in modo che ci riprendiamo per il festival. Ancora? Ah no, è Marcus. Ho saputo la tua amicizia con Alice Hoide è piuttosto in gamba. Certo. Poi farai la pipì. Mentre Marco, come stanno le piante? Noi ci serve il raccolto, almeno facciamo un po' di soldi. Ayaka Yamamoto. Sayuri non passa mai per casa. Però sì, in effetti è meglio non conoscerla, perché se per caso noi dobbiamo usarla. Ma stai andando attraverso la porta. Oh. Marco, attraverso la porta. Stavo pensando che Sayuri, per esempio, è meglio non conoscerla. Esplode la base. Perché se ci serve nell'altra generazione, cioè con loro, poi non ha senso l'età. Perché in questo momento, visto che io ci gioco, è frizzata. Non cresce finché non la comando io. Allora, tu stai super bene. Mettiti sul divano. Fai un pisolino, ragazzi, e ci vediamo al festival. Quindi li faccio un poco riposare, nel frattempo fanno queste cose e ci vediamo al festival. Allora, ragazzi, per il festival dell'idillio ho vestito Marco tutto bianco. Mi voglio divertire un attimo, anche perché sono certi vestiti non li userei mai, nemmeno per un matrimonio, però per andare a un festival alla fine è carino, si può anche fare. E guardate Morena, ditemi se non sta benissimo. Guardate il trucco come le scintilla. Gli ho alzato i capelli, gli ho messo questo vestito sciantoso, questi begli orecchini pendenti, un bel rossetto forte e l'ombretto così. Cioè, non è divina? Cioè, ditemelo poi! Tanto è per un festival, quindi si può fare. Poi io ero indecisa tra questo vestito e questo, però così. Solo che, visto che lei adesso non è proprio in gran forma, questa è molto quadrato come vestito, non le rende tanto giustizia. Mentre questo, guardate, già è diversa. È più lineare, più avvitato. Ok, possiamo andare al festival. Eccoci qui. Ragazzi, cambiatevi d'abito voi. Sentite la musica. Oh mio Dio, siete meravigliosi. Cioè, avanzate per favore. Siete bellissimi. Rendete proprio l'idea. Comunque, c'è questo meraviglioso tappeto di pe... Oddio, perché c'è il locale dietro di noi. Ok. C'è questo meraviglioso tappeto di petali, l'arco nuziale, dove noi possiamo rinnovare le promesse, panchine colorate, musica, che poi, si può ballare. Chioschetti di... Ah, questo è chioschetto di cibo orientale, mentre qui, da come ho capito, si comprano i prodotti promozionali o magliette dei festival, cosa che faremo. Qui c'è un baretto. Ma qui stanno anche le piante! E noi qua raccogliamo, che ci servono soldi. Giglio, crisantemo, l'uccello del paradiso! Cioè, tutti i fiori costosi! Ok, raccoglieremo tutto ciò. Poi qui c'è il tè dove si beve, la fontana del tè Sakura. Lei è la guru dell'idillio e in questo angolino si può anche dipingere. Perfetto. Voi rovistate un attimo i giocattoli usati. Oddio, che meraviglia! Vai qui. Vai qui. Ma chi li accende questi? I bambini li possono accendere? No, giustamente. Ma se noi rinnoviamo le promesse? Allora, bimbi. Elena ha trovato un giocattolo.
Allora, vai qui un attimo, aspetta, Morinè. Allora, tu accenderai questo, tu accendi questo e mi rinnovi le promesse. Vediamo un po' cosa ne esce. Oddio, che bella musica. Oddio! Vai anche tu. Che meraviglia! Sembra che Vigneto stia venendo. Oddio, questi stanno mangiando. Un attimo, un attimo. Ma voi da soli? E almeno siediti vicino a tua sorella, però. State correndo? Ordinati il cibo. Aspetta. Possibile? Aspetta, rinnovatevi. Rinnova le promesse. Cioè, tu sei troppo carino comunque, fatelo dire. Questo capello ti dona. Tuo fratello dov'è? Eccolo qua. Quindi tu stai mangiando il ramen e tu i nigiri di pesce palla. Pesce palla? Ah, ok. Oh mio Dio! Ragazzi! Come siete carini! Ecco, togliamo i plumbob. Oddio, io mi emoziono. Siete bellissimi. Guarda Marco, vi ho vestiti in modo perfetto comunque. È stato bellissimo, ragazzi. Meraviglioso. Ho fatto miliardi di foto. Ok, adesso possiamo venire a mangiare. Oh, questa sparge petali. Clara, ovviamente, non poteva mancare. Sei imbarazzata perché mani di pasta frolla. Sembra proprio impossibile usare questi affari, amore. Mi sta piacendo questo festival. Brivido del sottrarsi alla morte? Niente dalla carica come riuscire a sfuggire a un'intossicazione alimentare letale. Non mi dite che Vincenzo ha rischiato di morire? Avevo sentito un qualcosa riguardo al pesce palla. Proviamo a contrattare. Vieni anche tu qui. Tu. Rovista. Pensa ai ragazzi, Vincenzo rischia di morire. Niente, Vincenzo. Vai qui da tua sorella. Dove l'hai lasciata? Raccontagli la storia incredibile. Aspetta il cibo, non mi dica ordinare il pesce palla. Ok, ramen. Mentre tu mi ordini i nigiri o il dango. Adatto ai vegetariani. Vabbè, fai i nigiri.
Sembra che Mirina stia avendo un po' di difficoltà, che poi questi cibi adesso noi potremo anche fare a casa. Sì. Anzi, sediamoci insieme qui tutti quanti. Oh, guardate lei, la pancia è cresciuta! Venite qui. Già fai di mangiare tu. Invita a restare per la notte. Oh! Oddio! Grazie! Come sei carina! Aspettate! Descrivi il sogno flirtante su Marte. Su Marte. Su Marco, io questo non l'avevo visto. Vediamo un attimo. Io vorrei tanto sposarti di nuovo. E di nuovo, e di nuovo. Qui piovono petali, ragazzi. Dichiarati sull'onda della passione. Spettegola sugli effetti del tè Sakura. Lancia petali. Lancia petali. Non lanciate i petali. No, lei mangia. Lei ordina il cibo. Oddio. Ah, Marco deve andare a fare la pipì. Vai un attimo in bagno. Mentre con Morena vediamo un po' i prodotti promozionali e compra una maglietta del festival dell'idillio. Anche lei, lei è vestita come volevo io. Allora, prodotti promozionali. La candela magica, ragazzi, sì! 4 per ognuno. Lo devo provare. Il nitrato di potassio non ha mai bruciato in un modo così splendido. Poi questo alla fine sono i fuochi d'artificio e l'abbiamo visti. Le bolle di sapone per i bimbi. Girandola del festival di Lidillio. Girava, gira e girerà, chissà quando si fermerà. Una la proviamo. Mortaio del festival, abbiamo provato. La palla di vetro con neve di New Crest. Sì, ragazzi, iniziamo a collezionare le palle di vetro. Abbiamo speso 150, eh. Vi dico che abbiamo le bollette a casa che ci stanno aspettando. Non fa niente. Vediamo invece la maglietta. Il festival termina tra un'ora. Porta come evento l'attività in corso prima della chiusura. Grazie di aver acquistato l'inconfondibile abbigliamento. Ah, così, senza guardarlo? Va bene. Allora, ragazzi, venite qui. Mettiamoci in questa bella... Aspettate che ci sono una marea di cose da vedere. Volevo provare un attimo la guru. Chiedi al guru della relazione attuale. Nel frattempo ai bimbi gli dai la bolla di sapone, così la provano, e distribuiamo anche le bacchette, le luci filanti, come le chiamate voi? Le luci scintillanti. Ok, ma state sempre a mangiare voi due. Vai qui. Basta mangiare. Fermi un attimo qui, eh. Eccola qua la guru. Vediamo un po' cosa ci dice. Non lo sai mio. Come? Non mi dire. Contrattazione spietata, perché non è riuscito. Se non altro i vostri difetti combaciano la perfezione. Ma che dice? Chiediamo una perla di saggezza? Morena, versa te, Sakura. Versa te. Chi è che sparge per... Che carini!
Oddio, state distrutti. Però è bellissimo questo festival. Oddio. Morina. Non ti ha visto nessuno, zitta. L'amore è la fontana dell'eterna giovinezza da cui tutti possiamo dissetarci. Oh, nascerà l'amore. Dove siete? Quanto è carino! Ma che ci sta? Un fiore? Bellissimo! Va bene, allora. Un attimo. Così vediamo proprio tutto. Soffia bolle. E poi venite qua. Vediamo un attimo. Dove andate? Ma io vi ho fatto mettere qua belli al centro. Ma vi dovete sedere per soffiare le bolle. Venite qua. Soffia. E soffia. Bellissime. Poi, dov'è Marco? Oddio, ma questi mangiano sempre. Venite qui un attimo insieme. Prima che il festival va via, anche perché tra poco il festival scompare, sono le 3 del mattino. Venite qui, siete sconvolti. Accendi. Che bello! Bellissimo! Marco? Marco se ne va. Comunque il festival, vedete, è andato. Il festival è scomparso. Ma perché? Il guru? Va bene. Oh, stanno tornando le cose normali. Se ne stanno tutti andando via. Tutti via. Vogliamo provare un attimo questa, per ultima? Girandola del festival. Colloca il mondo in luce. Vediamo che cos'è. Oddio! Oh mio Dio! No vabbè ragazzi, io li adoro troppo. Vabbè, comunque la girandola non è niente di che. Comunque, fragranza botanica, per aver bevuto il tè, l'adorabile profumo dei boccioli di ciliegio può davvero calare nell'atmosfera. Poi le promesse rinnovate è sempre un'occasione gioiosa per ogni sim. Piatto delizioso e brivido. Oddio, anche lei ha voglia di pesce palla. Ragazzi, avete rischiato la vita stanotte. Non ho parole. Bolle di sapone, fantastiche queste bolle, fanno anche venire delle ottime idee. Ragazzi, a me questo bolle di sapone sono uno spasso, un ottimo modo per migliorare la giornata. Poi che altro? Promesse rinnovate e il tè. Ragazzi, questo come si dice? Questo festival mi è piaciuto tantissimo. E non sono riuscita nemmeno a fare tutte quelle come si dice? Ho perso le parole. Tutte quelle interazioni. Comunque è stato veramente bello. E tornavo tutto vuoto come a prima. Bellissimo. Torniamo a casa e niente.
Ragazzi, finiamo così questa puntata. Mi è piaciuto tantissimo questo festival dell'idillio. Abbiamo rinnovato l'amore tra Marco e Morina, anche se alla fine dei conti sono freschi sposini. Anche se comunque hanno dei bambini, però. È stato molto bello, ragazzi. A voi è piaciuto? Ditemi cosa ne pensate, lasciate un mi piace e un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!